Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di TVTT. Oggi in studio abbiamo ospite qui con noi il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti voi. Un saluto anche al nostro direttore tecnico che coordina la piattaforma, Ciro Gaglione. Buonasera. Buonasera. Eccoci. Allora, sindaco, iniziamo subito con il fare un po' il punto della situazione. Tsunami coronavirus. Il governo nazionale attua un costringimento delle libertà costituzionalmente garantite a favore appunto della incolumità pubblica, della salute del cittadino. Il governo regionale, il presidente De Luca, decide di restringere ulteriormente queste misure e renderle ancora più drastiche. Ad Ercolano lei ha creato una vera e propria roccaforte inespugnabile. Insomma, le misure del governatore De Luca sono state ulteriormente ristrette, insomma. Quindi si entra nei negozi di prima necessità con una divisione, diciamo, in ordine alfabetico. Ogni giorno della settimana c'è un ingresso a seconda del cognome, quindi un ordine delle misure molto molto drastiche, molto severe. Ecco, ci può fare un po' il punto della situazione, come è andata questa prima fase di lockdown, visto che ci stiamo preparando alla seconda, quindi una seconda fase un po' più elastica. Ma io credo che la Campania ed Ercolano abbiano risposto molto molto bene, quindi si vede che i cittadini sono stati maturi e responsabili. Noi ad Ercolano abbiamo applicato una turnazione alfabetica per accedere agli esercizi commerciali. Insomma, per essere pratici, si può andare a fare la spesa soltanto una volta a settimana a seconda delle lettere dell'alfabeto. Non è un'ulteriore limitazione, perché la regola generale è quella che non si può uscire se non per motivi necessari. E poiché la disciplina generale non prevedeva quante volte al giorno si potesse uscire per andare in farmacia o per andare a fare la spesa, noi abbiamo evitato che tanti irresponsabili uscissero la mattina per comprare il latte, il pomeriggio per comprare il pane e la sera per comprare le sigarette. Come E stava poiché accadendo tanti, all'inizio, in una prima fase, insomma. assolutamente, poiché tanti non si rendono conto e non si sono resi conto, soprattutto in una prima fase, che questo coronavirus è un male terribile, è un male che ci toglie la vita, mette a repentaglio la nostra vita, quella dei nostri cari. E i primi giorni notavamo che le file fuori ai negozi erano caratterizzate sempre dalle stesse persone, perché non riuscivano a stare in casa e scendevano per comprare un chilo di pane, un pacchetto di sigarette. La turnazione alfabetica ha dato risultati straordinari, perché la stragrande maggioranza dei cittadini ercolanesi ha risposto in maniera positiva e in maniera responsabile. Io voglio dire una cosa, io credo che anche altri sindaci avrebbero potuto applicarla. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno no. Io sono certo che questa ordinanza è impopolare. Di certo non fa raccogliere applausi ad un sindaco, perché si chiede un ulteriore sacrificio ai cittadini. Ma in una fase I delicata come cittadini più questa, diligenti hanno apprezzato molto le misure drastiche, insomma, per regolare gli accessi agli esercizi pubblici. Quindi, ma diciamo guardate, questa cosa. in una fase come questa noi non dobbiamo rincorrere gli applausi, in una fase come questa noi dobbiamo rincorrere la verità. E la comunità scientifica mi ha detto che fino a quando non c'è una soluzione sanitaria, quindi un vaccino, l'unica forma di tutela che abbiamo è l'autoisolamento. Quindi noi dobbiamo fare di tutto affinché ci sia la minore diffusione del contagio. E poiché la diffusione del contagio avviene nei luoghi di assembramento, attraverso la turnazione alfabetica noi abbiamo consentito una quantità in termini di migliaia di persone in meno per strada ogni giorno. Anche perché comunque la popolazione di Ercolano è davvero davvero vasta, quindi se ogni famiglia volesse scendere un solo membro della famiglia 2 o 3 volte al giorno sarebbe davvero un problema. Quindi, Ma guarda, insomma, la risposta è mi stata posso positiva. permettere? Il problema è un altro. E ogni sindaco conosce la propria realtà sociale. Ercolano ha il 50% dei residenti che vivono nel centro storico, un luogo in cui si vive tra vicoli e vicoletti, un luogo in cui in case piccole di 30-40 metri quadri si vive anche in 6, in 7, un luogo, il centro storico, in cui c'è un grande disagio.
se si fosse creato un focolaio nel centro storico, nessuno senza la bacchetta magica sarebbe stato in grado di arginare quel focolaio. E poiché io non potevo permettermi che si potesse creare un focolaio nel centro storico, ho fatto di tutto e farò di tutto per garantire la salute a tutti i miei cittadini. Perfetto, ha toccato un tasto che volevamo approfondire, le fasce deboli, quindi il disagio. Ci può descrivere quali sono state le misure messe in campo per aiutare, per il sostegno delle famiglie, specialmente le fasce più deboli? Tutto quello che abbiamo a disposizione, veramente non abbiamo dormito la notte per cercare di garantire sollievo a chi sta un po' più indietro. Abbiamo iniziato prima ancora che il governo lo prevedesse con la sospensione di tutte le tasse comunali. Adesso sono sospese fino al 31 giugno, ma noi come primo atto di giunta, dopo l'emergenza coronavirus, abbiamo sospeso la riscossione della Tari. Abbiamo sospeso il pagamento di tutte le strisce blu e di tutti i parcheggi comunali. Abbiamo garantito attraverso i servizi sociali la distribuzione dei 492.000 euro che il governo ci ha trasferiti tradotti in buoni alimentari già il mercoledì, cioè il lunedì sono arrivati la disponibilità economica, il mercoledì già c'era la distribuzione tra i primi 100 nuclei familiari. Grazie al Banco Alimentare abbiamo investito fondi comunali per garantire 350 famiglie al mese attraverso il Banco Alimentare. E poi abbiamo messo in moto, secondo me, la più grande macchina della solidarietà privata che la mia città avesse mai visto. Abbiamo raccolto più di 3 tonnellate, non quintali, 3 tonnellate di pasta. E i consiglieri comunali, che ringrazio, di maggioranza e di opposizione, fisicamente hanno assemblato i pacchi alimentari che la protezione civile e le politiche sociali hanno distribuito alle famiglie, perché lì dove non arrivavano i ticket alimentari previsti dal governo è arrivato il banco alimentare previsto dal comune, e lì dove non è arrivato il banco alimentare e i ticket alimentari è arrivata la solidarietà privata. Abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno e non ci fermiamo ancora, perché nelle prossime settimane continueremo a distribuire. Perfetto. Scusa. Allora adesso volevo trattare con lei un argomento. Coronavirus, isolamento, sicuramente una faccia della medaglia è stata quella di preservare la salute dei cittadini. L'altra faccia della medaglia è quella della pericolosissima e gravissima recessione economica nella quale stiamo andando proprio incontro, perché se da un lato l'uscita dal lockdown significa maggiore libertà per i cittadini, dall'altro significa una luce in fondo al tunnel che però i commercianti, gli artigiani, il comparto turistico, l'alberghiero, la ristorazione in questo momento non vedranno. Ecco, in questa direzione, quali sono gli interventi auspicabili? Perché comunque sappiamo bene che c'è bisogno di un intervento incisivo, non solo nazionale, ma anche a livello europeo, per risollevare la sorte appunto del comparto turistico in questo momento fortemente danneggiato, perché è una stagione che doveva essere di sollievo, visto che Ercolano è una città a forte vocazione turistica, inizia a respirare in questo periodo dell'anno con il turismo, con le cerimonie, con la bella stagione. Invece questa stagione quest'anno non ci sarà. Ecco, lei, sindaco, in qualità di portavoce della voce del popolo di Ercolano, quali sono gli interventi che si auspica? Quali sono le direzioni che dovremmo intraprendere per far sì che molte serrande si possano aprire ancora? Io purtroppo credo che Ercolano sia una delle città che più delle altre ha subito e subirà la crisi economica causata dal lockdown per diversi motivi. Perché Ercolano negli ultimi 4 anni con la mia amministrazione ha cambiato completamente il suo profilo. Ercolano è diventata una città che prima era piena di turisti, adesso negli ultimi 4 anni è diventata una vera e propria città turistica. Noi intorno al turismo siamo riusciti a creare un vero e proprio indotto culturale, un indotto sociale, prima ancora che un indotto economico. Basti pensare che abbiamo circa 2.000 posti letto distribuiti in bed and breakfast, quindi una vera e propria rivoluzione sociale, perché le Anche famiglie hanno molti aperto. giovani avevano investito in questo settore. Assolutamente. Perché i giovani, quando aprono una stanza della propria casa e la trasformano in bed and breakfast, ci fanno capire che non c'è rassegnazione, che alla legalità, al turismo e alla cultura vogliono affidare il proprio futuro. Io sono molto preoccupato perché i flussi turistici torneranno nel mezzogiorno.
perché il parco archeologico del Colano, il Vesuvio, Napoli, il Golfo, la costiera, il Cristo Velato, il Museo Nazionale, sono straordinarie bellezze che abbiamo soltanto noi. Quindi io sono molto ottimista, credo che i flussi turistici torneranno nel Mezzogiorno ed anche al Colano. Però sono preoccupato perché tutto quell'indotto culturale e sociale che si era creato intorno al turismo adesso dovrà essere ricostruito. Mi spiego meglio. Se una famiglia ha deciso di investire trasformando la seconda casa in B&B, per quanto tempo può durare prima ancora che poi la trasformi nuovamente in abitazione e affittarla? Io mi auguro che resista, ma non posso chiedere a tutte le famiglie del Colano di resistere. Quindi io temo che quando i flussi turistici torneranno nella mia città, probabilmente ci saranno un gran quantitativo di numeri di posti letto in meno. Quindi noi dobbiamo fare in modo che la filiera del turismo regga, ma non regga soltanto attraverso gli incentivi alle grandi strutture alberghiere, perché nel Mezzogiorno a noi interessa relativamente delle grandi strutture alberghiere. A me interessa dell'indotto sociale che si crea intorno al turismo, a me interessa la piccola famiglia dell'operaio che ha una casa con quattro stanze e poi i figli si sono sposati, la stanza dei figli la trasforma in B&B. Quello è il vero, è la vera economia della mia città. E mi auguro che quando il governo metterà mano, e pare che manchi poco, a per garantire la filiera turistica che sta in crisi, ci si ricordi dei piccoli imprenditori, coloro che hanno aperto un B&B e che stanno trasformando la mia città. Ecco, ci sono infatti decreto liquidità, quello cura Italia, insomma, ci può illustrare qualche misura per dare un po' di speranza anche al piccolo commerciante, insomma, perché sappiamo benissimo che Ercolano è fatto di famiglie, di molte imprese familiari che cercano di andare avanti in questo momento di difficoltà con le proprie forze, ma non si sa fin quando ce la faranno. Io ho due cose. La prima, io credo che noi dobbiamo riaprire l'Italia, perché riaprire l'Italia non significa far scendere più persone per strada. Sono due cose che possono navigare parallelamente. Continuiamo a rimanere in casa, continuiamo a scendere e andare nei negozi soltanto per acquistare beni di prima necessità, ma consentiamo alle pizzerie, consentiamo alle pasticcerie di fare almeno le consegne a domicilio. Consentiamo, che dire, per esempio, agli autolavaggi di tornare a lavorare. Consentiamo alla piccola economia che caratterizza le nostre città di riprendersi. Questo non perché credo che, come dire, che risolleviamo le sorti dell'economia del Mezzogiorno, ma diamo un segno di speranza. Come ha detto lei, riapriamo le serrande. Per quale motivo possiamo fare la fila in maniera ordinata fuori un grande supermercato e non possiamo fare la fila in maniera ordinata fuori una libreria? Per quale motivo una salumeria può consegnare a domicilio un panino e non può farlo un pub? Per quale motivo si possono consegnare a domicilio la carne o il pesce e non si può consegnare a domicilio una pizza? Io temo che si creano delle sacche di concorrenza sleale se non riapriamo l'Italia. Perché? Perché quello che prima facevano le pasticcerie lo faranno i supermercati. Quello, le È quello pizzette che al si sta taglio. verificando un po'. E allora perché non, attenzione, riaprire le piccole attività commerciali consentendo la consegna a domicilio non significa buttare al vento quello che abbiamo conquistato in termini di garanzia per la salute, perché noi dobbiamo continuare a rimanere in casa fino a quando la comunità scientifica non troverà una soluzione sanitaria che ci consenta di nuovo di riabbracciarci. Ma rimanere in casa e aspettare che qualcuno ci porti una pizza a domicilio, secondo me, non è la fine del mondo. Per quale motivo alcune attività sì e alcune attività no? Io sono per una riapertura con cautela, graduale, ma per una riapertura. Chiariamoci, barbiere e parrucchieri sono due mestieri pericolosi perché sono due attività artigianali che richiedono l'uso delle dita, il contatto e pertanto bisogna stare attenti. Ma per quanto tempo io e lei riusciremo a resistere senza il barbiere e il parrucchiere? Quindi che voglio dire con questo? Che tra poco si creerà una concorrenza sleale di tante persone che circoleranno nelle case senza le dovute precauzioni. E allora non possiamo pensare che per 6-7 mesi noi non possiamo andare dal barbiere. Che si entrino per volta, che si utilizzino le mascherine, che si utilizzino i guanti, che si utilizzino dei box, ma riapriamo. E un'altra cosa che deve essere fondamentale, non lo dice nessuno,
Non possiamo pensare a una fase 2 senza la riapertura delle scuole. Un paese con le scuole chiuse è un paese morto per due ordini di motivi. Il primo, perché è impossibile riaprire se i bambini sono a casa. Fatemi capire quante persone a Ercolano, a Torre del Greco, a Portici, a San Giorgio a Cremano, a Napoli possono consentirsi una babysitter. Secondo motivo, quando mi parlano di didattica online, didattica a distanza, sì. Didattica a distanza, poiché quando si hanno tre figli che fanno lezione contemporaneamente, io chiedo, è un inferno. Didattica a distanza, quante famiglie possono permettersi tre computer contemporaneamente accesi? Sindaco, ma ci sono anche i lavoratori in modalità smart working che non dobbiamo dimenticare. Infatti abbiamo fatto dei precedenti approfondimenti proprio per sollevare questo problema. E allora non ci prendete in giro a noi del Mezzogiorno quando parlate di didattica a distanza, perché noi non abbiamo i mezzi economici per garantire ad ogni nostro figlio un tablet. Nella mia città c'è gente che non mette insieme pranzo e cena, ma come fa a comprare quattro tablet se ha quattro figli? Allora questo che significa? E lo dico da padre di due figli piccoli, Angelo e Renato, che hanno 8 e 7 anni, significa che facciamo perdere ai nostri figli uno dei momenti più belli della loro vita, cioè la scuola. E allora lo dico senza polemica, che si facciano i doppi turni, che si facciano i tripli turni, che si stabiliscano i box, che si divida una classe in tre aule, che si facciano entrare soltanto 2 ore al giorno, ma rimandiamo i nostri figli a scuola. Perché la scuola è il vero ascensore sociale. Se non riparte la scuola, può ripartire l'economia, ma non riparte l'Italia, perché l'Italia è fatto di cultura, formazione e famiglia. Grazie, Sindaco. Adesso abbiamo capito, insomma, la sua linea per una riapertura sicura, graduale, però per una riapertura, per poter rimettere in moto una macchina che da troppo tempo è ferma. Un'ultima cosa, stamattina ho letto un suo post, anche l'aspetto psicologico in questo momento è da tenere in considerazione. Molti ercolanesi, come molti cittadini italiani, non hanno potuto dare l'ultimo addio a parenti che purtroppo questa battaglia l'hanno persa. E leggevo del suo post di un come se fosse un funerale ad honorem, insomma, a tutte le vittime del coronavirus nella fase post lockdown, appena sarà possibile poter scendere in sicurezza in strada, lei vorrebbe fare una commemorazione appunto per dare conforto a tutte le famiglie che purtroppo in questa battaglia hanno perso i propri cari. Secondo me potrebbe essere un gesto simbolico, perché si tratta di un'unica commemorazione che ricorda tutti i nostri cari, che va fatta. Come il 2 novembre noi ricordiamo, abbiamo delle ricorrenze, il 25 aprile e il 2 novembre, secondo me bisogna ricordare anche tutti coloro che hanno perso la vita a causa del coronavirus, ma per un motivo molto semplice. Sa cosa mi ha colpito di più e cosa mi ha stretto il cuore di più di questa malattia? Che questa malattia ti porta via le persone care tra mille dolori, ma soprattutto nella peggiore solitudine. Neanche l'ultimo saluto si può dare a un proprio caro, a un proprio parente che muore di coronavirus. Quando perdi una persona cara, il momento del funerale è un saluto per chi va via, ma è anche un momento di conforto per chi rimane. E perdere un genitore, perdere un fratello, perdere un figlio e non poter piangere o pregare ad un funerale o al momento in un momento di dolore, secondo me rende quella morte ancora più grave. Io credo che noi non possiamo dimenticare tutti coloro che hanno dovuto soffrire e piangere in silenzio, e dobbiamo ricordarli con una straordinaria cerimonia. Siamo pronti tutti quanti a festeggiare quando il lockdown finirà, siamo pronti tutti quanti a guardare al futuro quando il lockdown finirà, ma dobbiamo essere anche tutti quanti pronti a pregare per coloro che ci hanno lasciato e che in qualche modo ci ricorderanno che questo è stato uno dei periodi peggiori e più bui della storia del paese. Sindaco, io la ringrazio, lei è stato gentilissimo ad accogliere il nostro invito e a parlare con noi questo pomeriggio. Ercolano ripone tutta la sua fiducia e le sue speranze nelle sue mani, e quindi grazie. Aspettiamo. Sono io che pongo la mia fiducia, le mie speranze nelle mani degli ercolanesi.
Ecco, noi l'aspettiamo allora in un prossimo appuntamento per aggiornamenti e per vedere come sta procedendo, come ci stiamo incamminando verso questa fase 2. Grazie ancora, le auguro buon Buonasera a pomeriggio. tutti. Buonasera a tutti, allora ai nostri telespettatori, grazie per averci seguito e vi aspettiamo alla prossima puntata. Buona serata.